Mi chiamo Maria Laura Costantino e sono un docente del Politecnico di Milano. Ho una laurea in ingegneria meccanica, un dottorato di ricerca in bioingegneria e ho svolto tutta la mia carriera all'interno del Politecnico di Milano. Sono la responsabile del laboratorio Artificial Organs qui al Politecnico e quello che studio sono sistemi di assistenza alla funzione d'organo e progettazione di organi artificiali interni. È stato influenzato soprattutto da tutte le attività sperimentali che ho svolto durante la mia tesi di laurea. Io durante la tesi di laurea ho progettato un ossigenatore per il sangue. E questo ossigenatore per il sangue è arrivato anche a essere provato su animale per validarne la funzionalità. Questo devo dire che mi ha assolutamente entusiasmata e mi ha fatto scegliere questo percorso universitario. La possibilità e la capacità di progettare dispositivi che consentano la riabilitazione delle funzioni biologiche. L'altra cosa che è incredibilmente bella è l'interazione stretta con il mondo clinico, volta alla individuazione, alla progettazione, alla prova, quindi al test di tutti i moderni dispositivi. L'università non ha di per sé questo tipo di strutturazione misogina, ma ci sono certamente degli elementi proprio in ambito universitario per il tipo di attività che si svolgono e per i tempi che queste attività richiedono, che possono in qualche modo rendere un pochettino più problematica lo sviluppo di carriera di una donna rispetto a un uomo. I figli, soprattutto quando sono piccoli, inducono delle limitazioni alle possibilità di movimento delle mamme. Però io personalmente, anche da questo punto di vista, non ho mai trovato discriminazioni violente. Mi sono laureata in ingegneria meccanica, eravamo in tre donne nella mia sezione su 350 frequentanti. Quando poi siamo passati a ingegneria biomedica, il numero di donne è diventato più elevato perché eravamo uniti con l'ingegneria elettronica che vedeva un'affluenza femminile maggiore di quella dell'ingegneria meccanica. Certamente ancora oggi l'ingegneria meccanica è frequentata poco dalle donne. L'ingegneria biomedica è invece frequentata a livello di politecnico per il 60-65% della popolazione femminile, perché si ritiene che l'ingegneria biomedica sia un'ingegneria un pochino più addomesticata e quindi più adatta alle donne. Da antico ingegnere meccanico mi permetto di dire che ogni donna che lo desideri può seguire dei corsi di ingegneria, di qualunque ingegneria si tratti.